Ci troviamo veramente a contrastare una situazione della classe lavoratrice molto molto precaria e il precariato ha invaso anche i grandi gruppi e segna veramente con il suo marchio pesante qualsiasi rapporto di lavoro. Quindi bisogna esaminare la questione, a mio parere, da un punto di vista diverso da quello che si è usato fino adesso, e cioè mettere al centro, per farlo agire nei confronti del conflitto di classe, anche il conflitto di sesso. Il pensiero unico, certo, c'è stato, lo diceva Nicolosi, impronta la nostra società tuttora e, come dire, ha rovinato, ha disperso la forza aggregatrice della classe operaia, ma il pensiero unico è anche frutto del soggetto unico. Se c'è un unico soggetto agente, se tutti i desideri, i bisogni sono rapportati esclusivamente a questo soggetto, se gli altri soggetti vengono vissuti nel conflitto come antagonisti da soffocare, non c'è democrazia sindacale, non c'è neanche democrazia in questo paese. Bisogna veramente rimontare questa situazione. Bisogna interrogare quell'esperienza, ripercorrere i percorsi che forse abbiamo tralasciato, tornare un attimo sui nostri passi, riprenderli veramente in considerazione e vedere come si possa strumentare che il conflitto di sesso e il conflitto di classe uniscano la classe operaia e producono un di più di forza e di aggregazione per agire un conflitto ormai indispensabile nei confronti di questo capitalismo di rapina, che rapina le esistenze, che rapina la dignità, che costringe a salire sui tetti, a imbarcarsi sulle navi dalla Sardegna, che fa vedere gli operai contro gli imprenditori, quei pochi assistiti da una schiera temibile di forze dell'ordine che, come dire, creano anch'esse barriere contro la libera esplicitazione del pensiero e del dissenso. Coltiviamo il dissenso, secondo me, e coltiviamo il conflitto se vogliamo superare l'impasse nella quale ci troviamo. E allora dobbiamo essere tutti soggetti agenti in questa società, fra di loro collegati, cercando anche le mediazioni nel conflitto di sesso, perché il conflitto di sesso esiste, non va oscurato, vanno trovate le opportune mediazioni e va aumentata la forza di pressione e ripresa una conflittualità più generale contro questo capitalismo che ci rapina l'esistenza.